In arrivo sul binario 1 della stazione di Lecco il nuovo treno Caravaggio. 200 posti in più rispetto ai precedenti, uno dei 5 convogli che entreranno in funzione questa settimana sulla linea Milano-Carnate-Lecco. Entro settembre poi tutta la flotta sarà rinnovata, così ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi, giunta da Milano a bordo del nuovo treno e accolta dal sindaco Mauro Gattinoni, dal presidente della provincia Claudio Usuelli, dal consigliere regionale Mauro Piazza e dal sottosegretario regionale Antonio Rossi. Quali sono le caratteristiche tecniche di innovazione principali di questo treno? Beh, innanzitutto la possibilità di, per esempio, usufruire del fatto che si può portare la bicicletta. Abbiamo visto nella composizione doppia 24 posti bici, che sono tantissimi, distanza decisamente aumentata, la porta USB presso ogni sedile, la capacità di, per esempio, di vedere il treno con un'unica visuale, e questo è molto importante per la sicurezza, pensiamo soprattutto ai viaggi quando il treno magari è un po' scarico in determinati orari della giornata. 50 telecamere per treno, schermi che ti dicono dove stai andando, le coincidenze, tutto, ecco, veramente un treno moderno. C'è anche una nuova figura a proposito di sicurezza presente sui treni. L'idea è di affiancare appunto i capitreno con questi agenti di sicurezza. Ad oggi sono 40 persone, saranno assunte 115 ancora nel giro di poco tempo, quindi le troverete su tutte le linee, sperando di averne sempre meno bisogno, perché vorrà dire che l'utenza, che si ricorderà che questo treno costa quasi 9 milioni di euro, forse insomma inizierà a rispettare il nostro materiale rotabile. La Regione Lombardia ha in mente altri progetti per questa linea, che è tra quelle con più problematiche? Beh, allora, noi stiamo coordinandoci con RFI per tutta una serie di interventi. Ci saranno tanti lavori durante quest'estate, abbiamo preannunciato che a causa di questi lavori ci saranno anche tante sofferenze, perché ovviamente fare i lavori vuol dire sospendere e riorganizzare gli orari. La S8 però è stata una delle prime linee attenzionate, tant'è che quando abbiamo dovuto decidere dove partire con l'emissione dei nuovi treni si è partito proprio da questo. Ecco, così può essere davvero più attrattiva. A me capita sabato mattina di essere in ufficio, quando mi affaccio da quella finestra e vedo le centinaia di persone la mattina, soprattutto con lo zaino in spalla, che poi aspettano il collegamento per andare in Valsassina, per andare a Pianiderno, oggi tante compagnie, ragazzi soprattutto, viandante e lago. Allora, non solo pendolari, ma anche il fine settimana. Speriamo diminuiscano anche i ritardi. I ritardi sono praticamente azzerati negli ultimi 4 mesi, ma è facile fare le statistiche quando c'è il Covid e il treno non lo prende nessuno, ovvio. La prova vera sarà a settembre, sia sul lato ritardi, sia sul lato ovviamente sicurezza e cancellazioni, sarà la vera scommessa per il nostro territorio.